Ciao a tutti, bene, se siete arrivati qui è perché avete già visto la prima parte di questo video reaction fatto eccezionalmente in collaborazione con Lupo Cattivo. Se non avete visto la prima parte, andatela a vedere, altrimenti non ci capite una mazza. Trovate il link del canale di Lupo Cattivo e il link della prima parte del video reaction qua sotto nell'info box. Vi basta cliccare sui relativi link e vi porta direttamente al canale di Lupo Cattivo. Ora, se non siete ancora iscritti al suo canale, iscrivetevi perché fa dei video molto divertenti ed è una persona davvero molto simpatica. Ma ora andiamo alla visione di questa perla di video. Benissimo, ci ritroviamo nel bel mezzo di una miscelazione. Lei ha un tegame di un colore rosso fiammante e sta a rimescolare un composto che qualcuno definirebbe tipo vomito di gatto. E chiedo scusa ai gatti. Questa operazione della miscelazione va avanti per un po', in quanto sembra che lei debba far sciogliere un qualcosa in questo composto, anche perché galleggiano sulla parte superiore del composto dei pezzetti di color marrone. Credo e spero siano delle gocce di cioccolato. La speranza è quella, poi comunque, boh, tanti io non lo devo mica mangiare. Lo dicevo più che altro per loro. Finita finalmente l'operazione di miscelazione di questo composto, lei prepara una teglia, ma non una teglia normale, è una teglia delle dimensioni di un cassone di un camion, davvero gigante, e ci versa quel delizioso composto prima descritto, stendendolo sul fondo. L'operazione di stesura di questo composto sul fondo è abbastanza lunga, in quanto sembra che debba essere uno strato né troppo sottile né troppo spesso di composto sul fondo di questa enorme teglia. Quindi lei fa questo movimento ondulatorio avanti e indietro, abbastanza ipnotico più volte, fino a quando non ha raggiunto lo spessore giusto e si ferma. Quindi, finito il fondo, si procede con la preparazione, intingendo i savoiardi nel latte col Nesquik preparati precedentemente e li posiziona nell'enorme teglia. Praticamente prende un savoiardo, lo inzuppa in questa ciotola preparata con latte e Nesquik e lo va a posizionare nella teglia. Siccome la teglia è abbastanza grossa, io ho fatto un conto abbastanza approssimativo che ci ha inserito più o meno 50, 45, 50 savoiardi in tutto per completare il fondo dell'enorme teglia. Ora, io a proposito di questo, avrei una rimostranza da fare a chi ha curato la regia di questo particolare passaggio della preparazione, in quanto mi è venuto il torcicollo a seguire l'operazione, perché chi ha girato il video ha fatto zapping dalla ciotola del latte alla teglia e viceversa, tipo 50 volte per il numero dei savoiardi che ha messo all'interno della teglia. Praticamente un altro Franco Zeffirelli dei poveri. La provetta pasticcera praticamente va a fare due strati alternando savoiardo, savoiardo, crema, savoiardo, crema. Praticamente biscotto e quel magico composto. E nel frattempo che lei sta fa questa sorta di opera d'arte culinaria, ecco, il marito Davidoppolo nel frattempo cerca di alleggerire un po' la situazione, rallegrare un po' la situazione, buttando lì qualche battutina da cabaret di ventesimo ordine, ma viene subito smorzato da lei che secondo me gli fa un'occhiataccia e lui smette di botto di subito perché protagonista è lei e lei non ammette interferenze. Se lo vuoi capire, capisci, se no no. Dopo tutta sta fatica siamo finalmente arrivati alla parte superiore del dolce, quella praticamente dove poi vengono applicate le cialde decorative, quei fiorellini in pasta di zucchero, praticamente delle cialde a mo' di animaletto, di fiorellino, di un qualcosa di carino che va a abbellire praticamente lo strato superiore della torta. E invece no. Ogni aspettativa drasticamente uccisa dal fatto che lei si è preparata una siringa per dolci. E da questo immagino che la decorazione la deve fare lei. Ecco, la situazione mi sembra abbastanza drastica e va a peggiorare ancora di più perché la
siringa per dolci è di Hello Kitty. Lei è abbastanza sicura nel fare questa decorazione a mano così, però io ho forti dubbi, ma diamole fiducia, magari ci sorprende. Prende la siringa, la riempie di un composto che lei definisce Nutella, ma oggettivamente io a vederla mi sembra altro e mi astengo dal dire cosa. E ci siamo, la siringa è riempita, lei è pronta e inizia con scrivere le prime lettere, una T tremolante, una A ancora peggio, una N che sembra voglia scappare. Ad occhio e croce non mi pare che stia venendo molto bene, però vediamo, magari un po' di fatica, un po' di incertezza, ma siamo arrivati alla fine della scritta, che dovrebbe essere, se ricordo ancora bene l'italiano, tanti auguri, amore, e lei si cimenta addirittura nel disegnare dei cuori, sempre con questo composto che lei definisce Nutella. Ci mette un bel po' per rifinire il tutto, anche se per me è tempo perso perché penso che meglio di così non può venire, oramai è una barca che ha lasciato il porto. È una decorazione strana che lascia perplessi, sia per il tono del composto, sia per la scritta, un po' di tutto praticamente. Quella teglia enorme, non lo so, qualcuno sotto il video lì l'aveva lasciato dei commenti, uno aveva scritto sembra fare una decorazione fatta con la cacca. Ora io l'ho detta pulita, quella l'ha detto un po' diversa. Però mi viene da dire subito, date una medaglia a quell'uomo, subito, perché mi sa che ha vinto tutto. Io mi astengo dal dirlo perché comunque faccio come ha detto Davidoppolo quando gli è stato chiesto: allora, che ne pensi della torta? Com'è venuta? Ti piace? Com'è venuta? Com'è venuta? Lui, per trarsi un po' d'impaccio, ha risposto: vabbè, basta il pensiero. E ha detto tutto, praticamente in una frase ha riassunto quello che pensiamo tutti nel vedere quella cagà, quella torta bellissima. Ma se pensavate che finiva qua, no, non è finita, perché lei comunque vuole ancora infierire, vuole ancora decorare su questa torta. Praticamente ci fa una spolverata di goccine di cioccolato bianco, tanto per renderla ancora più fit questa torta, e spruzza via, così spolvera via tutte queste goccioline di cioccolato bianco su questa bellissima torta. Cioè, proprio un'afflizione. Lui di tanto in tanto cerca di dissuaderla, fa: va bene così, dai, non ne mettere più, dai, non ritoccare più, lascia così, come per dire, oramai, peggio di così. Nel frattempo che lei fa questa operazione, c'è la suocerina che è seduta sul divano, penso alle sue spalle, e fa: fai la foto alla torta, mandala alla Simona, mandala alla Simona. La Simona, per chi non lo sapesse, è la sorella di Davide, ma loro fingono di non sentirla, cioè lei insiste: mandate la foto alla Simona, mandate la foto alla Simona. Ma loro, per tutta risposta, stanno a conversare tra di loro. Lui che dice: basta così, non la tocca più. E lei: vorrei fare un cuore qui, vorrei fare una stella qua, vorrei mettere altre gocce di cioccolato qua. Quello: no, no, va bene così, va bene. Quindi il dolce è finito, la famigliola si riunisce intorno al dolce, comunque c'entrano tutti intorno al dolce perché è veramente grossa quella teglia, penso che ci faranno una settimana almeno. No, 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 ho pensato, la famiglia che la deve consumare, no, io penso che non arriva a sera quella torta lì, la spazzolano via tutta e beh, pazienza. Ci tengono comunque a precisare che questa meraviglia della pasticceria non contiene caffè, non contiene uova e soprattutto io penso non abbia sapore. Poi, da quello che ho saputo dopo, sembra che abbia un'ulteriore proprietà questa tortina che hanno fatto, una proprietà lassativa. Visti i risultati, hanno fatto un bel lavoro. Beh, che dire, loro l'hanno mangiata e hanno avuto questa conseguenza lassativa, ma anche chi ha visto la preparazione e ha visto il risultato finale ha avuto lo stesso effetto, quindi funziona anche per via web sta cosa. Comunque, che dire, ragazzi, io penso di avervi spiegato per bene, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto passare qualche momento in allegria. Questo è tutto.
tutto, vi mando un bacio grande, grazie per l'attenzione e a presto!